Se mostri la questura, perché sennò veramente ci mazzolano. Si sa botte. Detto questo, però, regà, ve l'ho portato, ve l'avevo promesso, ma non sono arrivati, mi piace. Quindi voglio vedere tutto il vostro supporto su questo video. Mi raccomando. Almeno 3000 mi piace entro la mezzanotte. E ve lo riporto pure domani con un nuovo episodio di Bombe del Gabon. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Wow. Oggi Cinzia la lasciamo un attimo in tranquillità. In serenità. E poi si riparte domani. Va bene. Già c'ho pronto lo stacchetto di domani. Iscrivetevi, attivate la campanella così vi perdete mai le notifiche. Stessa cosa sul primo canale YouTube di calcio parallelo a questo. Abbiamo anche un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate tutto qua sotto in descrizione. Oppure cliccando qui. Sei pronto? Vai, prontissimo. Io ti sparo oggi le bombe di calciomercato e tu me le commenti. Va bene, vai, okay? Vai, vai. C'è sta una che ci riguarda che se te la dico te metti la manica. Fa... C'è una cosa, te la dico tra poco. Ci arriviamo dopo, vai. Come al solito, tifosi Juve, Milan, Inter, Napoli, Lazio, Roma, e nonne, zie, cugine, nipoti, cognate, socere. Sì. Mi commenti rapidamente Giroud al Milan, che ha preso la numero 9. Diciamo che per scaramanzia fossi stato in Giroud. Io avrei evitato. L'avrei un attimo guardata da lontano, è affascinante, sì, ma... Ciao, teniamoci alla larga. Teniamoci alla larga, invece no, sfacciatamente si prende la numero 9... Spero che come sfacciatamente l'hanno presa prima di lui tanti altri facendo lo stesso ragionamento e dicendo non è una maledizione ma nessuno più da quel lontano ha segnato, okay. Cioè, comunque è andato sotto le aspettative. Esatto, nessuno ha reso per quello che era il peso di quella maglia. Sì. E vediamoci lui se sarà in grado di sfatare sta maledizione, di sicuro c'ha tanta esperienza da parte sua. Vediamo. Tanti gol in Champions League, poche presenze in realtà, sì, però... Mi convince però andare a sostituire, cioè il sostituto di Ibrahimovic tra virgolette, di uno di 40 anni è uno quasi 35enne se non mi sbaglio. Però è uno che la panchina la accetta, sì, la quando panchina... deve giocare gioca e te fa la differenza. Per carità, però diciamo che avrei potuto magari operare in modo diverso fossi stato io. Cioè alla fine Giroud è un'ottima soluzione, un'ottima alternativa. Però non mi convince al 100%. Allora questa te la dico dopo, perché nel frattempo il Milan sta guardando anche al futuro, okay, per rispondere a quello che stai dicendo te. Va benissimo. Stando per assicurarsi un prospetto di quelli pazzeschi. Va bene, mo ci arriviamo. Andiamo avanti. Sai la situazione Insigne, rinnovo, Napoli, sì. Sai sì. Bene, no? Sì, quello sì, che sta sì, accadendo, sì, sì. E diciamo che Spalletti si è praticamente lavato le mani, mettiamola più o meno così. Ha detto Insigne vedrà... Vedrà con De Laurentiis. So... Però... Ha passato la palla al presidente. Ha passato la palla al presidente, su questo c'hai ragione. Però secondo me Spalletti c'ha tutto l'interesse... Certo, ovviamente. ...che Insigne resti al ovviamente, Napoli. Ovviamente, certo, perché però... è il punto di riferimento della squadra. Su questo non ci piove. Sai l'offerta di De Laurentiis per il rinnovo? Mi ricordo era un pochino inferiore rispetto a quello che già percepiva. Insigne percepisce 4,5. Ok. Per il rinnovo De Laurentiis, perché vuole tagliare gli stipendi, gli offre 3,5. 3,5. E Insigne mi pare che chiede 1 milione in più di quello che percepisce. Quindi c'è una distanza di 2 milioni praticamente. Sale. Una distanza improponibile. Quindi... Voglio che mi dici se secondo te Insigne resta o no. Alla fine secondo me resta. Secondo me no. Secondo me in un modo o nell'altro. Secondo me se a livello economico non la risolvono e non si vengono incontro, secondo me mai nella vita. Io la vedo così. Vediamo, vediamo. Per me e bandiere di una volta non esistono più. Poi se Insigne si abbasserà all'ingaggio e farà quello che stai dicendo te, alzo le mani e dico Insigne è una vera bandiera del Napoli. Certo, certo. Attualmente certo. È una bandiera, però dovesse fare quella scelta che però io non penso... Non mi stupirei neanche, insomma, da parte di Insigne se decidesse di andare via, insomma. Non sarei così sorpreso, parliamoci chiaro. Cari tifosi della Lazio, senti che cazzo stanno per fare questi. Mm-hmm. Correa probabilmente andrà al Paris Saint-Germain. Tutti al Paris Saint-Germain? Tutti al Paris Saint-Germain? Ma senti, sì? Alla Lazio arriva Sarabia... Sì. Che non è l'ultimo stronzo. Che non è esatto, l'ultimo stronzo. E sicuramente anche più consono al gioco di De Sarri, sicuramente, certo. Più 18 milioni di euro. Eh sì, perché comunque la valutazione che c'ha Correa è attualmente sicuramente più alta di quella di Sarabia. Quindi secondo me la Lazio potrebbe fare un ottimo un ottimo movimento. Correa non è scarso, ragazzi, però per il gioco non De Sarri non è adatto al 4 De Sarri. Sì, ma per il gioco De Sarri un Sarabia più 18 milioni parla... di euro da reinvestire eventualmente con lo dito, vabbè, lo certo, reinvestirà, però certo. Se parla comunque di un pochino di malcontento da parte di Correa, la valutazione è alta, potrebbe cambiare aria, potrebbe essere l'occasione perfetta. Piazza
Attualmente sì, ancora la Juventus potrebbe finire al Torino per 5 milioni di euro a titolo definitivo. Piazza, che ha deluso le aspettative dei bianconeri che si aspettavano tutt'altra carriera da parte sua, non è Piazza ancora esploso. Tanti infortuni, tanti sì, problemi, ha girato tantissimo in prestito, diciamo che la però, carriera di Piazza. Però ecco, al Torino dovesse con un nuovo allenatore. Però io ti dico la verità, a Piazza non ci credo più. Ne ha passate tante, secondo è me. È vero, però, senti, per 5 milioni di euro... Ma per 5 milioni me lo prendo, ma che scherzi? Al Torino, ma cioè, scherzavo, rilanciarsi in una piazza come quella, secondo me, potrebbe essere il trampolino di lancio giusto. Sì, lo sì, piglia a 5, ma male che te dice, potrebbe è ancora giovane, il riscatto o li vendi a 15. Il riscatto perfetto. Qualche partita fatta bene. Esatto, è un giocatore che gioca con la Juventus e si riscatta sulla sponda opposta della città. E non pensate a male. Certo. Boateng... Jerome Boateng. Lo sai dove potrebbe finire? No. Se parlava dei top club, questo, quello, quell'altro. E invece Qatar, USA, che è Cina. Raggiunge dove... il fratello in Germania all'Hertha Berlino. Bene. Tra l'altro, Hertha Berlino che... Che? Io sono stato a Berlino. Sì. E c'è stavano i murales, tutti e due i Boateng, quindi mi sa che sono cresciuti là. Probabilmente sì, arrivato a sto punto, penso proprio di sì, Ok, potrebbe finire lì. Attenzione, attenzione. Vice Spinazzola. Artung. Vice Spinazzola. Vice Spinazzola. Sì. Sono usciti fuori tanti nomi, tra cui Alex Telles. Allora, prima vi dico questa. Sì, esatto. Sei rifatta sotto. Sei rifatta in tutti i sensi sotto pure l'Inter, perché ha giocato per l'Inter. Esatto. Un clamoroso ritorno sarebbe. Quindi, conteso tra Roma e Inter. Per un prestito si parla. Si parla di un prestito, ma tra le due si dice che l'Inter sia passata in vantaggio eventualmente per accaparrarselo in prestito con diritto di riscatto le nonne delle Cie. È pur sempre la squadra campione d'Italia. Ok, e la Roma per questo motivo starebbe pensando di fare un investimento in realtà neanche poco importante. Importante economicamente, perché ragazzi miei, si sta parlando, certo, giocherà titolare, giocherebbe titolare eventualmente per i primi mesi, perché certo, Spinazzola è in box. Rientra Spinazzola. Vigna del Palmeiras, chiamatelo come ve sì, pare, 18 milioni di euro sarebbe l'investimento che deve fare la Roma, appena certo, riserva. Non è tanto una riserva, perché comunque se non sbaglio è classe 97, quindi sarebbe un investimento anche per il futuro. Più che altro ho dubbi sulla valutazione che poi potrebbero fare Calafiori, perché se arriva Vigna, ragazzi, potrebbe passare davanti nelle gerarchie pure a Calafiori, perché no, non credo che passa, non credo milioni, che investi quasi 20 milioni di euro per poi lasciare Calafiori davanti nelle gerarchie. Ufficiale, Vigna alla Roma, Spinazzola Real Madrid per 50 milioni di euro. Bene, con, cioè, con le stampelle, certo, le bestemmie che partono, se fosse una cosa del esatto, e va bene così. Non ti ho ancora detta quella che ci riguarda, mo tra poco da di no, ah, me l'ho dimenticato, vero, no, certo, no, fa tanto, non l'hai sentita. Bene, perché è uscita mentre sei arrivato e non hai visto le indiscrezioni di calciomercato. Bene, benissimo, io l'ho scritta adesso piatto di nascosto. Vai. Harry Kane, rottura con il Tottenham, no, dei coglioni, rottura con il Tottenham, ok. Lui sta facendo del tutto per andarsene. Domanda. Vuole andare al City. City che lo vorrebbe fortemente. Lo avevamo capito. L'offerta del City economicamente è importante. City che inserirebbe delle contropartite della Madonna. Clamorose, ne abbiamo già parlato. Le stanno approvando. Guardiola sta provando di tutto pur di portasse Kane. C'ha dalla parte il coltello dalla parte del manico, tra virgolette, perché Kane vuole andare al City, ma il Tottenham c'ha il coltello dalla parte del manico perché c'è un contratto che lega Kane al Tottenham, quindi se potrebbe arrivare però alla rottura definitiva. C'è chi parla dei risvolti clamorosi. Vediamo quel che accadrà. Secondo me non finirà qua. Non va bene né alla società e né al calciatore questo conflitto, continuare, no? Sì, esatto, queste strade insieme. No, secondo me a questo punto no, non credo che sia la cosa più anche giusta, perché insomma il CD, cioè, caccia vuole tirar fuori i soldi, quelli veri, capito? Quindi se la volontà del calciatore, che motivo c'hai di trattenerlo? Certo. Secondo me, e ok, dicevo, non arriva l'offerta giusta, ok, ma l'offerta giusta pure più alta, me sa, potrebbe arriva. Essere, esatto, la situazione economica secondo me è anche abbastanza vantaggiosa. Allora, il Milan, adesso te lo dico, Olivier Giroud, le nonne, sì, le zie, sta pensando già al futuro, per okay, l'attacco del futuro, a e? Caio Jorge del Santos, classe 2002, del in Santos, scadenza di contratto, a gennaio gli scade il contratto. Sì, perché in Brasile i contratti scadono a dicembre. Assolutamente, a gennaio, dicembre, sì, gli esatto, scade il contratto. Scade il contratto. Siccome la concorrenza è alta e tutti se lo vorrebbero accaparrare a parametro zero, come hanno fatto con Alexandre Pato
come è successo che l'Inter, il Milan sta anticipando tutti, ha offerto sì. 6 milioni al Santos di modo tale che se lo portano subito, magari il Santos però sai che gli ha detto me lo lasci fino a fine stagione anche okay. Però dammi 10 milioni e te lo do ed è tuo. Stanno trattando, ma ragazzi ci sta mezza Europa sul calciatore, ma nessuno, perché tutti lo vanno a parametro zero. Se il Milan offre 10 milioni, questo per il futuro potrebbe essere un colpo della Madonna. Preparate altro, veramente, se potrebbe, spero per i tifosi del Milan che non si riproponga la situazione Pato, perché tra alti e bassi. Mamma mia, però il primissimo Pato che arriva da Milano, raga. Mamma mia. Ne riparleremo. Bellerin Inter c'è una distanza siderale. Ok, sì. Perché l'Inter vuole il prestito più diritto di riscatto, manco obbligo. Okay. L'Arsenal gli ha detto: voglio 17 milioni di euro. Mi dà 17 milioni, ti prendi Bellerin. Se no, te la prendi in culo. Problema... L'Inter attualmente non ha questa possibilità di spesa. E lo sappiamo. Quindi... il problema di trattare con le squadre inglesi è proprio questo. Perché, esatto, ragazzi, non hanno bisogno di soldi, quindi chiedono quello che vogliono. E Bellerin che vorrebbe andare all'Inter, ma ci sta di mezzo sta situazione che va chiarita. Sì. C'è un'altra sull'Inter, ve la dico tra poco. Queste ve le ho dette, stanno per terminare. La sai la storia del Ballo Touré Milan? Sì, lo hanno, certo, praticamente preso. Quasi preso. Oggi sì. Hanno rimandato le visite mediche perché c'è un cavillo ancora da sistemare, un dettaglio del contratto da sistemare. Si sistemerà sicuramente. Guarda che salta, Si parlava di 4 milioni di euro, esatto, come operazione, 4 quindi... milioni, io spero per i tifosi del Milan che vada tutto in porto, perché sarebbe un peccato, insomma. È un video aggiornamento, giustamente lì aggiorno su quello che sta accadendo. Su Barella c'è, cioè, il Liverpool ha offerto 70 milioni di euro. Il Real si dice che abbia fatto un'offerta addirittura più alta, la faccia della Superlega, la faccia dei soldi che mancano. Sì, sì, sì. E c'è anche un'altra squadra... che mo non mi ricordo, ma mi pare proprio il Paris Saint-Germain in realtà. Ancora? Sì, che ha, è proprio il Paris Saint-Germain. 80, roba del genere. L'Inter non vuole perdere in calcio. Ha già perso Hakimi e non vuole perdere ulteriormente. La cessione importante l'ha fatta. Sta preparando il rinnovo fino al 2026 e gli dovrebbe portare con questo rinnovo, se Barella lo accetterà, il contratto dai 2,6 milioni annuali attuali ai 4 più bonus. Non quindi, sarebbe... ma Barella è, o è così male. O lo perdi, Certo, cioè 2,6 milioni... Fatto. E Barella 2,6 milioni ne è in cazzo. Cioè, no, 4 no, milioni no. Merita tutti, secondo me. Certo. Quello è lo sforzo economico del centrocampo campione d'Europa, quindi il Tottenham sta puntando un portiere della Serie A. Sì, Gollini. Sì, l'ho sentito, vero, l'ho sentito, potrebbe essere una buona soluzione per Tottenham. Dice, ma come, c'hanno Lloris e Hart, ma gli scade il contratto tra un anno. Ok. E siccome mi sa che tutte e due stanno a pensare già al futuro, ragazzi miei, e Gollini poi che ci hanno passato in realtà in Gran Bretagna, c'è stato parecchie volte, sì, se non mi ricordo male. Mi ero dimenticato questa cosa, mi sa proprio di sì, mi sa che Gollini in Inghilterra ci ha già giocato, se non mi ricordo male. Ma più di una volta, mi pare, United, giovanili dello United. Lo hanno prelevato, lo hanno preso alle giovanili. Mi pare pure un'altra squadra, mi sfugge, forse sì, la Aston Villa. Mi sta sfuggendo pure a me, però mi ricordo sto particolare. Bravo, non me lo sarei ricordato. Qualcosa del genere. Mo, sì? Mentre tu aggiorni, io aggiorno sulla situazione Locatelli-Juventus, esatto, molto molto rapidamente. Il Sassuolo ha rifiutato la prima offerta. La Juventus arriva massimo come offerta a 30 milioni di euro, ma vorrebbe un'operazione alla Chiesa, quindi prestito biennale, quello e quell'altro. Vai. Giovanili Manchester United e poi ha giocato alla Aston Villa un anno. Se lo ricordavo perfettamente. Sì. La Juve arriva massimo a 30. L'Arsenal addirittura ha offerto 45. Io pure ero rimasto a 40. Che 45. Che poi è quello che vuole il Sassuolo. Gli ha detto alla Juve o pareggi offerta, volendo anche con la contropartita, Fagioli, manco più Dragusin, okay, o se no se ne fa niente, le parti si riaggiorneranno, ma attualmente l'Arsenal è in estremo vantaggio, okay, e il tempo stringe, il Sassuolo non vuole cedere. Quindi o la Juve rilancia o va all'Arsenal, ragazzi, è molto molto probabile. Spero di no. E la chicca te la sto per dire adesso. Sì. Proposta di scambio, stammi a sentire bene, tra Juventus e Barcellona. La Juve vuole... No, l'ho letta. E ok, questa l'hai letta, ma non hai letto quell'altra che riguarda sempre, esatto, questo calciatore. Sì. Ramsey al Barcellona, Pjanic che torna alla Juventus con Arthur che si è scocciato, quindi... 3 mesi fuori. Serve un ad regista. Allegri un regista. Sì. Il Barcellona che... Dice, ma che ce faccio con Ramsey? Non è molto convinto della situazione in realtà, esatto, ma Ramsey percepisce lo stipendio pesante e vorrebbe abbassare il Barcellona, il monte ingaggi su un calciatore come Pjanic, che lo vogliono far partire, su cui non puntano. Esatto. Quindi la situazione è in stand-by. Ma il Barcellona, sì, sai a chi ha proposto Pjanic? Alla Roma. Lo sai?
L'avevi letta? Lo so, sì, l'ho sentito. In realtà è uscita, però è passata proprio in sordina qualche una settimana fa, 4-5 giorni fa. Sì, 4-5 giorni fa. E oggi però è riuscita calda, come pista. Pjanic ritornarlo. Pjanic ritornarlo, ma diciamo che come mediano lì davanti in compagnia di Veretout non starebbe poi così male, anche se in quella parte del campo non voglio dire che stiamo abbastanza coperti, ma i giocatori non ci mancano. Mettine uno più in piazza che fa sempre comodo. In piazza, sì. Piace pure piazza. Mi piace, commentate, condividete. Domani, se volete un nuovo episodio, una male via, iscrivetevi a tutti i canali. Ciao. Ciao, raga.